in questa settimana, scusate, in questa settimana ci occupiamo di due argomenti. Uno lo trattiamo oggi, che risulta in una fusione tra ciò che sappiamo sulle stringhe e ciò che sappiamo che abbiamo iniziato a studiare sulle matrici. E impareremo a conoscere e gestire una struttura dati che è utilizzatissima, che chiameremo vettore di stringhe. Il resto della settimana, cioè domani, invece sarà dedicato a parlare degli argomenti sulla linea di comando, che è una cosa che tende ad essere forse un po' fuori moda, adesso che abbiamo interfacce grafiche, ma comunque parte essenziale del modello di programmazione in C. È una cosa che di per sé non è molto complessa, ma crea sempre un po' di confusione poi all'esame per capire di cosa si tratta. Ma di questo ce ne occuperemo domani, che è l'argomento principale della settimana. Oggi vorrei dedicarlo però a un approfondimento su quello che è la gestione di programmi che trattino molteplicità di stringhe. Per far questo parto da un esempio, diamoci un semplice esercizio in cui ci chiediamo di leggere da tastiera un elenco di nomi di persona e stampare il nome più lungo il nome alfabeticamente, diciamo, il nome che compare per primo nell'ordine alfabetico. Una cosa tutto sommato molto semplice dal punto di vista algoritmico: si tratta di trovare il massimo della lunghezza di una serie di nomi e il minimo, no? Di una stringa nei confronti delle altre. Allora, prima di chiederci cosa vuol dire per primo l'ordine alfabetico, che ci porterà a studiare un pochino più da vicino la funzione di confronto di stringhe, chiediamoci come possiamo nel programma memorizzare i dati di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di memorizzare un elenco di nomi. Nomi, frasi, no, quello che volete, un elenco di stringhe, più stringhe. Quindi ci serve qualcosa che è in grado di memorizzare, possibilmente in modo strutturato, come se fosse un vettore, ma dei dati che non sono dati numerici. Noi abbiamo bisogno, tanto per farci un'idea, di memorizzare una stringa che sia un nome, un altro nome, un altro nome, eccetera. Io li scrivo così, in realtà dove li metto questi dati? Potrei metterli in una stringa nome 1, nome 2, non fatemi usare l'uguale perché poi ci confondiamo, che con le stringhe non si può mai usare l'uguale, mettiamo solo un simbolo che ci ricordi. Però così non andiamo lontano, no? Chiaro, dedicando tante variabili diverse, variabili che potrebbero essere di tipo stringa, no? Char, nome 1, di 100, nome 2, di 100, eccetera, eccetera. Non andiamo lontani così. Quello che vogliamo riuscire a fare è capire come si fa a costruire in realtà un vettore, no? In cui posso memorizzare tutti questi nomi anziché spargerli in tante variabili diverse, che sia in grado di memorizzare più nomi.
Oh, non confondiamoci, voi dite, ma guarda che nome 1 è già un vettore. Sì, ma è un vettore di caratteri, di singoli caratteri. Mi serve tutto il vettore per memorizzare un solo nome. Ok? Quindi dentro nome 1, io vi sto dicendo, mi serve un vettore per memorizzare più nomi. Voi mi rispondete, ipoteticamente, ma no, il vettore ce l'hai già, si chiama nome 1, ha 100 caratteri. Sì, ma quei 100 caratteri lì mi servono per memorizzare il primo nome. Ci sta un nome solo dentro un vettore. A meno che non li concateni tutti insieme, che faccio un nome lungo lungo con tutti con i nomi di tutti appiccicati. Quindi, in una stringa, noi in C purtroppo si oscilla continuamente tra pensare che una stringa è in realtà un vettore e in realtà, per comodità nostra, no, pensare che la stringa sia un dato elementare. La trattiamo come un dato atomico, come se fosse un numero. In realtà non è un numero, è un vettore. Quindi, però, quando arriviamo al codice non dobbiamo confondere questi due livelli. Nome 1 è una variabile di tipo stringa, cioè un vettore di tanti caratteri che compongono la stringa stessa. Adesso ciò che devo costruire è un livello in più, un vettore più grande, i cui elementi di questo vettore siano a loro volta stringhe, cioè a loro volta vettori. Questo l'abbiamo fatto, no? Già la volta scorsa, con i numeri, l'abbiamo chiamato matrici bidimensionali. La stessa cosa la facciamo con le stringhe, solo che le stringhe si trattano in un modo un pochino diverso, perché le righe e le colonne sono due cose molto diverse in questo caso. Quindi, se io dovessi memorizzare questi nomi, io potrei pensare a una matrice bidimensionale, no, in cui metto i singoli caratteri. No, io provo a incolonnare questi nomi di cui abbiamo fatto gli esempi prima. E quindi posso pensare, potevo scegliere nomi più corti, posso pensare che queste cose siano incasellabili dentro una matrice, no? Di due dimensioni, ho cercato di incolonnare bene, separare innanzitutto le singole lettere, perché poi è l'unica cosa che il linguaggio è in grado di supportare, è il codice hash di una lettera. E qui vedo che li ho incolonnati in una matrice che ha tre righe, questo è chiaro, e il numero di colonne è una cosa un po' strana perché è un po' altalenante. Poi devo ricordarmi sempre che al termine di ogni stringa, se voglio poterla elaborare, dovrò sempre mettere il terminatore nullo, perché altrimenti non so mai dove finisce la stringa. Allora, vorrà dire che questi tre nomi li potrò memorizzare in una matrice bidimensionale che abbia almeno tre righe e almeno quante colonne? Beh, tante colonne, quant'è la lunghezza del nome più lungo più una colonna? In questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, almeno 9 colonne. Quindi potrei pensare di memorizzare tutti questi dati dentro un vettore bidimensionale, chiamo nomi, che ha due dimensioni, la prima in questo caso è 3, la seconda è 9, come minimo, minimo, minimo. Poi tendenzialmente lo dimensionerò molto più grande. E dentro ciascuna casella ci va a finire il codice hash di un singolo carattere. Ovviamente se è una matrice 3x9 avrà 3 righe e 9 colonne, non fino a 9 colonne, esattamente 9. Questo vuol dire che in realtà ci sono anche, esistono delle caselle, cosa ho fatto? Ho schiacciato. Delle caselle non inizializzate, esistenti, non inizializzate, che non contengono alcuna informazione utile. Io qua metto un punto interrogativo per dire non lo so, ma non mi interessa che cosa ci sia lì dentro, perché tanto viene dopo il terminatore nullo. Quindi
Ogni volta che devo gestire un elenco di stringhe, posso o devo organizzarmi una struttura bidimensionale di questo genere. Una matrice di caratteri, no? Questa struttura, se io vado a vedere come l'ho dichiarata, è una matrice di caratteri. Lo dice qua. Una struttura vettore bidimensionale, noi le abbiamo chiamate matrici la volta scorsa, i vettori che hanno più di una dimensione, di che tipo di dato? Carattere. Non c'è nulla di diverso rispetto a una matrice di interi, una matrice di float. In realtà qualcosa di diverso c'è, o meglio qualcosa in più c'è, che noi sappiamo, conosciamo che le righe hanno una loro struttura interna. Questa casella e questa non sono la stessa cosa per me, perché la prima sta prima del terminatore nullo, la seconda sta dopo. Quindi quei numeri non sono messi lì indifferentemente come quando riempite una matrice di numeri, di valori numerici. Vanno letti in un certo modo, vanno letti sempre da sinistra verso destra. Non avrebbe senso leggere questa matrice dall'alto verso il basso per colonne. Perché se leggessi una certa colonna non avrei idea se quella, se su una determinata riga quella colonna viene prima o dopo il terminatore e quindi se quel carattere fosse sensato o no. No? Quindi è una matrice comunque di caratteri, di numeri interi che sono codici asci, ma noi impareremo a trattarla in un modo diverso. E la chiamiamo anche, ma questa qua è una libertà nostra, vettore di stringhe. Facendo finta che stringa sia un tipo di dato, e quindi noi vogliamo costruire un vettore di qualche cosa che è un tipo di dato. In realtà ci siamo resi conto, no, che una stringa non è un tipo di dato nativo del linguaggio C, ma lo costruiamo facendo un vettore di caratteri. Allora, quando sentiamo parlare di vettore di stringhe, da non confondere assolutamente con vettore di caratteri. Vettore di caratteri è questo, o stringa. Un vettore di stringhe è una matrice di caratteri. Un vettore di caratteri, lo scrivo sotto, questi sono vettori oppure stringa. Un vettore di caratteri, una stringa, un nome, una frase, una riga. Una matrice di caratteri o un vettore di stringhe permettono di memorizzare più nomi, più frasi, più righe. Scusate se insisto, ma poi è un punto che torna spesso nei vostri errori, in quelli degli anni scorsi ovviamente. Allora, cosa me ne faccio di questa struttura? Allora, innanzitutto vedo che il numero di righe corrisponde al numero di nomi, o di frasi, o di stringhe, o di parole, massimi, che voglio poter memorizzare. Il numero di colonne, invece, rappresenta la lunghezza massima di ciascuno dei nomi. Lunghezza comprensiva del terminatore nullo, dobbiamo sempre ricordarcelo. Quindi le righe e le colonne hanno un significato abbastanza chiaro. Abbiamo una matrice di caratteri in cui abbiamo le righe sono il numero massimo dei nomi e le colonne è la lunghezza massima di ciascun nome, più uno. No? Questo è il modo con cui ragioniamo. Vettore di caratteri, ho tante righe, ciascuna riga è un nome. Tante righe è quanti sono i nomi che voglio memorizzare. E poi ciascuna riga dovrà essere sufficientemente larga, no? Ampia, per poter contenere l'intero nome, l'intera lunghezza, no? Del nome che sto cercando di memorizzare. Quindi le righe e le colonne hanno sempre questo ruolo. Dal punto di vista del linguaggio, poi, come faccio a usarla questa struttura dati? Adesso ne parliamo in generale, tra un secondo facciamo il programma e spero che diventerà più chiaro quello che vi sto dicendo adesso. Se io uso, avendo dichiarato una matrice di questo genere, se io scrivessi in un programma una cosa di questo genere, nomi di IJ,
cosa rappresenta? Rappresenta un singolo carattere, a seconda di j, o meglio, rappresenterebbe, per essere precisi, il j più unesimo carattere del i più unesimo nome. No? Se fosse nomi di 2, 3, sarebbe colonna 3, cioè il quarto carattere, della riga 2, cioè il terzo nome. Sarebbe questo signore qua, la R di Andrea. Questo J più 1 più 1 è sempre perché le righe e le colonne partono da 0. È un singolo carattere, un char. Se io scrivessi invece solamente nomi di i, cioè omettessi l'indice di colonna, cosa che con le matrici di interi, di numeri, non abbiamo mai fatto, ma perché non si può fare, non ha senso. Qui lo stiamo facendo, quindi stiamo imparando una cosa in più rispetto al funzionamento delle matrici. Se io scrivo in un vettore dichiarato così solamente l'indice di colonna, indicizzo solamente, scusate, la riga, indicizzo solamente la riga, dimenticando, non mettendo, non indicando l'indice di colonna, ciò che sto specificando, no, il compilatore C lo interpreta come il puntatore alla riga i più unesima. Cioè il puntatore alla riga più unesima ha un vettore di carattere. Cioè ad una stringa, la i più unesima stringa ovviamente. Quindi questa riga di un vettore la posso trattare come una variabile di tipo vettore di caratteri o stringa. Ovunque in un programma può comparire una stringa singola dichiarata così come vettore di caratteri, noi sappiamo che qui per leggerla possiamo ad esempio fare, non so, un getter di nome 1. Qui abbiamo imparato a indicare il nome di un vettore, perché il nome di un vettore era il puntatore al suo primo carattere, quindi era riferimento all'intero vettore, ci potevo leggere e scrivere dentro, no? Questo lo sapevamo già. Adesso quello che stiamo imparando è che la sintassi del C ci permette, in un caso di matrice bidimensionale, di omettere il secondo indice e usare ciò che resta, che è monco, non è una cella, ma è un riferimento all'inizio delle celle della certa riga. E quindi vorrà dire che io potrò usare, ad esempio, ovunque potevo usare una stringa da sola, posso usare una riga di una matrice di caratteri. Cosa sto facendo qua? Getest nomi di i, sto leggendo la tastiera, una frase, un nome, e sto chiedendo al getest di memorizzare questo nome dentro la riga i più unesima della matrice. Quindi da quel carattere lì in avanti per tutti quelli successivi della riga. Attenzione che non è la stessa cosa che scrivere ij oppure i0. Questo non ha senso, perché questo sarebbe un singolo carattere. Così come non ha senso passare un punto, dimenticare tutti e due gli indici, perché farebbe riferimento all'intera matrice, al puntatore all'intera matrice. In realtà potrebbe essere confuso col puntatore alla prima riga della matrice stessa. Abbastanza, però è un puntatore di tipo diverso. Quindi queste due no. Una riga di una matrice rappresenta una stringa, una parola, e la tratto come se fosse una stringa, un vettore semplice. Allora, questo, se vogliamo, sono gli elementi generali di sintassi. Proviamo a calarli nel nostro esempio specifico, così magari li
contribuiamo a chiarirli. Allora, tutto questo ragionamento lo nascondiamo sotto forma di commento e cominciamo il programma vero e proprio. Ma come sempre il primo passo è chiarirci sulle dimensioni delle strutture dati che dobbiamo creare. Quindi definiremo due costanti, max nomi, non so, 50, e la lunghezza massima dei nomi, long nome, 40, tanto per mettere diverse, define con la E. E quindi nel main cosa ci dichiareremo? Dichiareremo una matrice di caratteri, un vettore di stringhe, li uso come sinonimi, la chiamo nomi per continuità, numero di righe max nomi, numero di colonne lunghezza nome più 1. Ok? È un programma che sarà in grado di gestire fino a 50 nomi, ciascuno dei quali lungo fino a 40 caratteri più il terminatore nullo, che non ci dimentichiamo mai. Ok? Allora a questo punto possiamo cominciare a leggere questi nomi della tastiera. Il testo che ci siamo inventati è molto stringato, non ci dice come fare a leggerli, come fare a finire, quindi ce lo inventiamo sul momento. Diciamo che leggiamo nomi finché l'utente, non so, non batte un invio a vuoto. Batte invio senza più scrivere nulla, vuol dire che è stufo, allora passiamo all'elaborazione. Ovviamente il programma dovrà sapere quanti nomi ha letto. Quindi dichiariamo una variabile che inizializzo a 0, che si ricorda quanti nomi sono stati letti. Sono presenti, nel vettore nomi. Parto da 0 ovviamente finché non ne ho letti. E poi ho un ciclo. No, tipicamente me lo imposto come un do, all'interno del quale leggo un singolo nuovo nome, quindi mi dichiaro una stringa di comodo, solamente per poter lavorare, get s, allora printf, inserisci un nome, invio per terminare, poi leggo una stringa semplice, dopodiché questa stringa la posso memorizzare dentro una posizione successiva all'interno del vettore nomi, copiare la stringa s che ho letto dentro il vettore nomi, e quindi devo usare la funzione di copia di stringhe, string copy, che copia destinazione, virgola, sorgente. La sintassi della string copy deve dare prima la destinazione, quindi dove devo copiare, nomi di n, e poi che cosa devo copiare, da dove devo prenderli, da s. Ho letto da tastiera un nome, l'ho depositato nella stringa S, poi ho preso questa stringa S e l'ho copiata dentro il vettore nomi, nella posizione N, inizialmente 0, quindi inizialmente la prima, ma poi ogni volta incremento. E questa coppia di copia un valore, incrementa l'indice, la troviamo ovunque quando stiamo riempendo dei vettori di dati. Allora, avrei anche potuto scrivere direttamente, se qualcuno se lo sta chiedendo, nomi di n qua. Assolutamente sì. Io l'ho separato perché in realtà adesso voglio fare dei controlli su questo s, cioè non ci voglio copiare dentro qualunque cosa, in particolare se l'utente ha battuto invio vuoto, non lo voglio copiare e soprattutto contare come un nome valido.
allora devo separare la stringa che leggo da quella che memorizzo. Ma se non avessi bisogno di fare questi controlli, potrei benissimo usare una riga della matrice come stringa da passare al getS nella quale andare a memorizzare il dato letto dall'utente. Ma proprio perché faccio qualche controllo in più, controllo, come faccio a controllare se una stringa non è vuota? Se l'utente batte invio. Se l'utente batte invio, che cosa viene memorizzato? Viene memorizzato in S una stringa di 0 caratteri. Ricordiamoci che la getS legge tutto ciò che scrive l'utente, compreso l'invio, ma poi ciò che memorizza nella stringa esclude l'invio, non viene memorizzato. E quindi ci saranno 0 caratteri. Come ha fatto una stringa di 0 caratteri? È una stringa che come prima posizione ha già il terminatore nullo. E quindi una stringa si chiama in gergo stringa vuota, noi la rappresentiamo così, come costante, aperte virgolette, subito chiuse virgolette con niente in mezzo, neanche un mezzo spazio. È una stringa di 0 caratteri. Per controllare se una stringa è di 0 caratteri ci sono almeno 3 modi. Il primo modo è quello di chiedersi: la lunghezza è 0? Chiamo stringLength, dico dimmi quant'è lunga questa stringa. Se è 0 vuol dire che conteneva 0 caratteri. Il secondo modo è quello di confrontare la stringa data dall'utente con la stringa vuota. Cioè la stringa che mi hai dato è identica alla stringa vuota? Allora posso usare string compare S con stringa vuota. La funzione string compare, quando le due stringhe che sto confrontando sono uguali, mi restituisce il valore 0. String compare fa la differenza tra due stringhe, quindi restituisce un valore negativo, nullo o positivo, a seconda che la prima sia minore, uguale o maggiore della seconda. E quindi mi sto chiedendo, S è uguale a stringa vuota? Oppure c'è il terzo modo, il primo carattere di S è per caso il terminatore nullo? S di 0 è il primo carattere della stringa S. Normalmente è il codice hash del primo carattere, ma se non c'è il primo carattere perché la stringa è lunga 0, il primo memorizzato dentro vettore sarà già il terminatore nullo. Quindi trovate tutte e tre queste modalità che fanno esattamente la stessa cosa. Si chiedono se una certa stringa è la stringa vuota oppure no. Scegliete, usate quella che preferite, che vi viene più intuitiva, ma sappiate che nei programmi che trovate in giro ci sono tutte. E sono tutte buone, lecite. Allora, noi ne scegliamo una. In realtà ciò che devo fare è controllare se non è la stringa vuota. Quindi, if, se io uso string length, ad esempio, ma maggiore di 0, e quindi non uguale a 0, allora solo se è maggiore di 0, allora copierò S dentro il vettore nomi, altrimenti lo ignoro. Adesso qua, volendo, potrei aggiungere anche tutta una serie di altre condizioni, no? E se contiene solo caratteri, e se non contiene numeri, e se, insomma, come dicevo, il testo di questo esercizio è volutamente stringato, quindi non abbiamo molti controlli, no? Prescritti, no? Che siamo obbligati a fare. Però se avessi altri controlli da fare, io ci metterei una bella funzioncina valida S che mi restituisce 0 o 1 a seconda che sia valida oppure no, e poi in quest'altra funzione mi vado a fare tutti i controlli che devo fare. Non andrei a complicare troppo questa istruzione if, perché magari poi tra l'altro quel controllo lo dovrei fare anche in più punti del programma, ipoteticamente. Però
questo caso non ci viene richiesto, quindi possiamo ometterlo. Dopodiché while ripete fin tanto che ciò che ho letto non era la stringa vuota, ad esempio, no? Ci siamo tarati su questa modalità di funzionamento del programma e quindi ripeto la stessa condizione. Cioè, finché ciò che ho appena letto, che guarda caso ho appena copiato nel vettore nomi, perché la condizione è la stessa, allora devo leggere, se ho copiato qualcosa nel vettore nomi, allora devo leggere la riga successiva. Vi do 3 secondi per completare la frase, purché il vettore non sia già stato riempito tutto. And, ricordate sempre, un ciclo deve sempre avere il muro contro cui fermarsi. And n minore di, come si chiamava? Max nomi. Perché se n fosse uguale a max nomi, non posso, ho già riempito tutti i 50 nomi disponibili, se tentassi di leggere il successivo andrebbe a finire nella posizione di indice 50, cioè la 51esima, cioè quella che non esiste. Quindi dal punto di vista logico normalmente il termine dell'iterazione avviene quando l'utente batte l'invio a vuoto, ma il programma si deve proteggere comunque da un utente particolarmente logorroico. Ok, cosa abbiamo fatto? Abbiamo letto da tastiera, tolti tutti i commenti, una serie di stringhe e le abbiamo memorizzate in posizioni successive all'interno di una matrice di caratteri. Ogni volta abbiamo riempito una riga. Ciò che abbiamo avrà una forma di questo genere. No, io qua ho una figura già fatta, vado a ripescarla, in cui ho tante colonne, tante righe, nel mio caso sono molte più righe e colonne, e ogni volta che faccio un'iterazione vado a riempire una riga successiva col terminatore nullo. I caratteri che seguono il terminatore nullo non li tocco. Quindi se c'era sporcizia prima, sporcizia ci sarà ancora dopo, ma tanto non andrò mai a leggerli. La getS va a leggere una riga alla volta, va a riempire, pardon, una riga alla volta. Vogliamo controllarlo, facciamo un piccolo ciclo per stampare i valori letti e così possiamo provare quanti nomi ho letto? N. Per come ho usato l'indice N vale sempre la solita dualità, N mi rappresenta in ogni momento sia il numero di elementi che ho letto, sia la prima cella libera, eventualmente, in cui memorizzarne degli altri. E posso stampare nome i più unesimo, quanto vale? Allora devo stampare una stringa che corrisponde all'intera riga i, di indice i. Allora posso usare la printf con lo specificatore di formato %s che mi permette di specificare una stringa, ossia un vettore di caratteri, ma un vettore di caratteri può essere un vettore indipendente, separato, col suo nome, oppure può essere preso a prestito da una riga di una matrice di caratteri. Quindi continua a valere l'equivalenza che dice che ovunque nel mio codice posso scrivere il nome di una variabile che è un vettore di caratteri, posso anche usare una riga di una matrice di caratteri, nomi di i. Occhio, nomi di i è una riga, è un puntatore a una riga di caratteri, non è un singolo carattere. Per avere un singolo carattere hai bisogno della seconda parentesi, del secondo indice, dell'indice di colonna. Ma qui, grazie alle funzioni di libreria, stiamo veramente usando le stringhe come se fossero dei tipi del linguaggio e non dei vettori, come delle variabili semplici. Quindi sto stampando l'elenco dei nomi. Proviamo a vedere se questo programma funziona, così poi dopo ci possiamo dedicare a calcolare le quantità che vengono richieste. Devo solo definire almeno la variabile i, prima che me lo dica il compilatore.
Qui mi dice altre cose il compilatore. Implicit declaration of function string length e anche string copy. Questo lo sappiamo già cosa vuol dire. Implicit declaration vuol dire che ci siamo dimenticati di includere la definizione delle funzioni stesse. Funzioni stringa richiedono string.h. Quindi ricompiliamo, questa volta è più contento perché trova le definizioni delle funzioni che sto usando. E quindi quando esegue il programma, questo bottone qua, inserisci dei nomi ve li ricordate, no? Poi c'è anche qui, qua e qua. E quando ho finito la bella famiglia, in realtà è sbagliato perché Pippo e Pluto sono in un fumetto diverso. Vabbè, posso battere un invio a vuoto. E i nomi che ho inserito, i famosi filosofi, sono memorizzati nelle 8 posizioni, nelle prime 8 posizioni, dall'indice 0 all'indice 7. Del nostro vettore nomi. Ok? Adesso cosa dobbiamo farci? Che cosa ci dobbiamo fare di questi nomi? È ciò che è scritto qua, stampare il nome più lungo e il nome che compare per primo nell'ordine alfabetico. Allora, il nome più lungo mi faccio aiutare, devo calcolare il massimo ovviamente delle lunghezze dei nomi. Ma calcolare un massimo è facile, l'abbiamo già fatto 40 volte. Questa volta però non mi interessa stampare il valore del massimo, neanche la posizione del massimo, ma il contenuto del vettore dove si trova. Vabbè. Allora, il calcolo del massimo sarebbe una cosa semplice. Ma qui si arrabbia perché... La massima lunghezza la posso trovare andando a cercare in tutte le stringhe se per caso ce ne fosse una che ha lunghezza maggiore di quella vista finora, allora la aggiornerò. Questo codice qui, sto, è il classico codice in cui parto da uno 0 e poi vado a vedere i vari valori che ho, se ce n'è qualcuno maggiore del massimo aggiorno il massimo visto finora. La piccola differenza è che i valori non sono i valori memorizzati nel vettore, bensì sono la funzione, il risultato di una funzione, la funzione string length, applicata alla cella del vettore. Il problema è che se faccio così, quello che ottengo all'uscita è solamente il valore della lunghezza. Potrei dire, il nome più lungo è lungo 10 caratteri. Qual era? Non lo so. Ma qui ci fa vedere di nuovo che nomi di i lo stiamo usando, non stiamo quasi mai usando il secondo indice. Non capita, non c'è, in molti casi non avremo mai bisogno di usare il secondo indice. Quando dobbiamo sempre lavorare col nome nel suo intero, e le operazioni che dobbiamo fare col nome, o con la riga, con la frase, nel suo intero, sono già supportate dalle funzioni di libreria. E quindi gli passiamo direttamente una stringa intera o una riga intera del vettore, della matrice, del vettore di stringhe. Vabbè, per sapere qual è, devo ricordarmi non solamente la lunghezza del massimo, ma anche la posizione in cui si trova il massimo. Metto un valore non valido e dovrò ricordarmi, guarda che quando aggiorni il massimo, per favore ricordati anche la posizione
che l'ho trovato nella posizione I. Allora, qui l'ho inizializzato a 0, lunghezza del massimo, perché sto calcolando il massimo di una quantità che è certamente positiva. Una lunghezza non può essere sicuramente negativa, quindi il massimo posso inizializzarlo a un valore che certamente è minore dei dati, ad esempio 0. E avendo inizializzato questa max long a 0, sono, occhio all'affermazione che sto per fare, perché non è del tutto vera, sono praticamente sicuro che in questa riga ci passerò almeno una volta. No, almeno una volta questa string length sarà maggiore. Poi ci passerò una volta sola se la più lunga era già la prima. Tutte le altre sono più corte, quindi non devo più aggiornare il massimo. Ci passerò più volte se dopo aver visto la prima, no, ce ne saranno altre. Attenzione che questo è vero solo se esiste almeno un dato. No? C'è un caso particolare, che però non è particolare per il programma, lo è per noi. Cosa facciamo se n è uguale a 0? Cosa si fa quando n è uguale a 0? No? Non ho ricompilato, quindi ancora il programma di prima. Come faccio a ottenere n uguale a 0? È un utente particolarmente pigro che batte subito invio. No? E mi crea una lista di 0 nomi. Allora, sempre, caso particolare, ogni volta che dobbiamo fare un massimo, un minimo, una media, sono tutte quantità che non sono definite se l'insieme dei dati è nullo, no? Se è un insieme vuoto di dati. Se ho 0 dati, non ha senso parlare di massimo o di minimo. Quindi, questo calcolo va bene, non fa male a nessuno, perché tanto il ciclo for non viene eseguito. Non viene eseguito 0 volte, perché la condizione i minore di n è già falsa in partenza. Ma dobbiamo fare attenzione poi quando stamperemo i messaggi a trattare a parte il caso n uguale a 0, oppure bloccarlo subito qui. Se qua alla riga 72 ci accorgiamo che n uguale a 0, diciamo all'utente: cosa vuoi da me? E quindi potremo interrompere il programma. Ma dobbiamo in ogni caso, o prima o dopo, in un modo o nell'altro, riconoscere il caso particolare. Ok, questo è ancora, vabbè, possiamo scriverlo: if n uguale a 0, if n è maggiore di 0, perdono. Potrò scrivere il nome più lungo è, e qual è? È nomi di postmax. Postmax, dice il nome della variabile, la posizione in cui si trova il massimo, e nella riga 85 ciò che stiamo facendo è che ogni volta che aggiorniamo il massimo fotografiamo il valore che aveva l'indice i della cella, della riga in questo caso, in cui abbiamo trovato il massimo. Quindi alla fine del ciclo, quindi alla riga 89, il ciclo è già finito, postmax si ricorda l'ultima fotografia che ha fatto. L'ultima volta che il massimo è stato aggiornato, ossia la cella nella quale l'effettivo massimo si trova. L'effettivo massimo vale max long, ma non mi interessa quanto valga, perché a me interessa stampare il nome che sta in quella posizione. Allora, vediamo se funziona almeno questa parte. Devo dichiarare queste variabili. Cosa vuole qua? Vabbè. Questo è un warning abbastanza pignolo. Qua la riga 83 mi dice comparison between signed and unsigned integer expressions. Cioè, fa attenzione che stai facendo un confronto tra due quantità intere, delle quali una è senza segno, unsigned, string length, e l'altra è con segno, max long. Dici, va bene. Solo perché, ha senso, non è un problema, mi avvisa solo per
essere sicuro, guarda che attenzione che se in matchloop metti dei numeri negativi, quel confronto lì sarà sempre vero, cioè non aspettarti che funzioni in tutti i casi. No? Se il numero è senza segno, ricordate dal profondo della memoria la codifica in binario puro rispetto a quello in complemento 2, i numeri senza segno come valori positivi possono essere più alti, mentre il numero con segno che è in complemento 2 raggiunge al massimo la metà dei valori positivi. Per ciò che abbiamo qui in questo programma non è un problema, perché non avremo stringhe lunghe più di 2 miliardi di caratteri. Però è un warning che il compilatore ci dà, fai attenzione. Se proprio volessimo sedare la pignoleria del compilatore, potremmo riconoscere, sì, effettivamente maxlung non ha senso che sia un intero consegno, perché conterrà, nel nostro programma, lo useremo solo per contenere valori positivi. E quindi potremmo andare a modificarne la definizione, non più come intero, ma come intero senza segno. No? È possibile dichiarare una variabile di tipo senza segno, intero senza segno. Sono finezze, che normalmente non si fanno né sono richieste. Però esteticamente è sempre bello vedere zero errori, zero warning. Quindi impariamo a farlo. Ok, adesso sappiamo già che con quell'if maggiore con l'n maggiore di 0, se anche l'utente non batte nomi, il programma non stampa stupidaggini. E mi dice che il nome più lungo è, in questo caso, Topolino, anche se essendo pari merito con Paperoga, prende il primo, perché una volta che ha trovato Topolino, Paperoga non è maggiore, strettamente maggiore. Questi calcoli di massimo, prenderò, nel caso in cui ce ne sia più di uno, prenderò il primo oppure l'ultimo, a seconda che io nel ciclo faccia un confronto maggiore o maggiore uguale, maggiore stretto o maggiore uguale. Sta a me scegliere che confronti fare in funzione del risultato che voglio ottenere. Dopodiché abbiamo fatto il primo punto richiesto, dobbiamo fare il secondo, il nome che compare per primo nell'ordine alfabetico. Come facciamo a sapere l'ordine alfabetico? Beh, possiamo usare la funzione string compare. Quindi fatemi mettere un commento per separare. Da qua in poi cerchiamo il nome che sia alfabeticamente minore. Allora, approfondiamo un secondo cosa fa la funzione di confronto di stringhe. La funzione string compare confronta tra di loro due stringhe e mi restituisce un valore negativo, nullo o positivo. Io dico negativo o positivo, non vuol dire meno 1 o più 7, non lo sappiamo, restituisce il valore che vuole lei. Non è specificato da nessuna parte qual è il valore numerico che restituisce. Quindi noi legittimamente possiamo solamente fare confronti maggiore 0, minore 0 o uguale 0. Se la stringa che precede, la prima stringa, scusate, è minore lessicograficamente della seconda, ad esempio questa, il risultato sarà minore di 0. Che confronto fa? Come lavora la string compare? Ma come lavoreremmo noi se dovessimo mettere in ordine alfabetico una serie di nomi? Vado a confrontare il primo carattere della prima stringa col primo carattere della seconda. La C viene prima della L? Prima dove? Prima nella tabella dei codici asci, chiaramente. Sì, e allora la prima stringa è minore della seconda. E i secondi caratteri, dai caratteri successivi, non li guardo più. Ho visto l'iniziale, sono a posto. Se invece, casualmente, le due parole,
avessero uno o più caratteri iniziali uguali, sì, c'è il nipote di nonna Paver, di nonna Paper, non è... Allora cosa faccio per confrontarli? Guardo la prima lettera della prima stringa e la prima lettera della seconda. Sulla base delle prime lettere posso decidere quale delle due è minore e quale è maggiore? No, perché sono uguali. Allora a parità di prime lettere vado a vedere la seconda. E qui sono particolarmente sfortunato perché anche la seconda è uguale. E allora vado a vedere la terza. Qui ho una A, qui ho una C, finalmente ho trovato la differenza. La differenza è nella direzione in cui A è minore di C. E quindi anche questa volta la string compare restituirebbe un valore negativo. Poi c'è un altro caso particolare. Che cosa capita se i caratteri che via via... Quindi l'algoritmo che ha in mente la string compare è questo. Prendo dal primo carattere e li confronto. Se trovo che uno dei due è maggiore dell'altro, mi fermo. E dico che quella stringa è rispettivamente maggiore o minore dell'altra. Se no vado avanti. E finché trovo coppie di caratteri sempre uguali, continuo ad andare avanti. Finché almeno una delle due stringhe non finisce. Perché continuo ad andare avanti, alla fine, no, come sempre, il muro devo metterlo. Allora, in questo caso vedete che la seconda stringa è più lunga della prima e fino a quando la prima esiste ancora è identica e poi contiene delle altre cose. Allora, in questo caso come le mettereste voi in ordine alfabetico queste cose? Ciao viene prima di ciao. E quindi anche in questo caso è minore di 0. Se invece confrontassi ciao con ciao, la string compare si accorgerebbe che sono uguali e quindi mi restituirebbe un valore esattamente uguale a 0. Uguale uguale a 0. Attenzione però, vabbè, nel caso contrario sarebbero maggiori di 0, non fatemi ripetere, no? Gli esempi. C'è un problema però, apparente. Cosa succede, soprattutto quando parliamo di parole o di nomi, quando si gioca con le maiuscole e le minuscole? La funzione string compare non ci capisce di alfabeti, ci capisce di codice asci. Per cui il confronto che fa è che il codice asci della C minuscola va rapportato rispetto al codice asci della C maiuscola. E poiché le lettere minuscole nel codice asci vengono tutte dopo l'intero blocco delle lettere maiuscole, in questo caso mi dirà che questa ciao minuscola è maggiore, viene dopo l'altra con la C maiuscola, perché il primo carattere, il codice asci della C minuscola, è maggiore del codice asci della C maiuscola. Ci piace o non ci piace questo comportamento? Però è così. Quindi non esiste dobbiamo tenere conto che l'ordine, infatti non lo chiamiamo ordine alfabetico, l'ordine con cui opera la funzione string compare è l'ordine lessicografico, che è un termine più generico per dire alfabetico, dato, indotto dal codice asci. Cioè usa le stesse regole che usiamo noi per mettere in ordine alfabetico i nomi, il fatto di confrontare le prime lettere, se sono uguali vado a vedere le seconde, eccetera, eccetera. Ma l'alfabeto su cui lavora non è l'alfabeto dall'A alla Z, bensì è l'alfabeto da 0 a 127 dei codici asci. E quindi in alcuni casi, in alcuni sottoinsiemi coincide con l'ordine alfabetico, ove tutte le lettere siano tutte dello stesso tipo, o maiuscolo o minuscolo. Esiste anche una funzione, però al momento non ricordo se
è una funzione che sia prescritta dallo standard, oppure non è standard ma ce l'hanno comunque tutti i compilatori, che si chiama strictmp, che è uguale a string compare, in più ha una i, e se leggete il manuale vi dice che quella i sta per, significa ignore case, ignora il case. Il case è, in italiano non abbiamo una parola che sta a indicare il fatto, la maiuscolità o la minuscolità di una lettera, no? In inglese la parola case significa questo, no? Lower case, upper case, loro dicono, per dire lettere, in alfabeto minuscolo e in alfabeto maiuscolo. Ignora il caso, ma non si può tradurre in italiano, no? Ignora il fatto che sia maiuscola o minuscola, cioè tratta le maiuscole e le minuscole in modo uguale, in modo indifferente. Allora, in questo caso, con questa funzione, ciao minuscolo e ciao maiuscolo vengono trattate come uguali, perché il confronto che viene fatto ignora le differenze tra maiuscolo e minuscolo. Funzione un po' pericolosa, perché porta a cose abbastanza imprevedibili, se oltre a lettere alfabetiche ci fossero anche segni di punteggiatura. No? Ci sono i segni di punteggiatura che nella codice ASCII sono dopo le maiuscole ma prima delle minuscole. E quelli lì, quando le confronta con una lettera che però, della quale però ignora il fatto che sia maiuscola o minuscola, cosa deve fare? Sta nelle pieghe del manuale, però... Vabbè, ma questo è il... se vogliamo una panoramica su ciò che fanno le funzioni di libreria. Cosa dobbiamo fare noi invece? Noi ignoriamo per il momento questo problema, no, del maiuscolo minuscolo, e quindi fingiamo di accontentarci di ciò che fa la string compare. Problema separato quello. Allora, se ci va bene l'ordine lessicografico dato dalla string compare, cosa stiamo calcolando? Stiamo calcolando un minimo tra i nomi presenti. Allora, calcolare un minimo significa avere una variabile che andiamo a confrontare con i valori di tutti gli elementi. Quindi una variabile però questa volta è di tipo stringa, non di tipo intero, perché stiamo confrontando stringhe con stringhe, non più lunghezze con lunghezze, come facevamo nel ciclo poche righe addietro. Quindi... possiamo usare la stessa, l'abbiamo già dichiarata S, non ci serviva più, e quindi la possiamo riusare. Uso S per memorizzare il minimo, la minima, diciamo così, tra le stringhe lette. Minima in senso lessicografico, o in senso alfabetico se l'utente ha usato bene le maiuscole, non ha fatto pasticci. Allora, il ciclo sarà sempre un ciclo del tipo vado a confrontare con tutte le stringhe memorizzate nel vettore nomi e mi chiedo per ciascuna: cara stringa, tu sei per caso lessicograficamente precedente rispetto ad S? Se sì, devo aggiornare la mia S. Quindi dovrei scrivere se... no, scusate, le virgolette, mi sono partite. Nomi di... fosse... la confronto con S, e se mi accorgo che nome di è precedente rispetto ad S, allora la mia S non è più la minima, può essere migliorata sostituendovi al suo posto nomi di. Ogni volta che tocco le stringhe le tocco sempre con le molle, non faccio mai, non posso scrivere nomi di uguale S,
devo usare la string copy perché sto travasando un vettore in un altro, quindi ogni volta devo sempre usare funzioni di libreria, non posso mai fare nome di uguale s o maggiore di s. Per confrontare string copy, per copiare string per confrontare string compare, per copiare string copy e così via. No, l'ho fatto contrario, scusate. Così. Allora, l'ordine degli argomenti è facile da ricordare, poi si può sbagliare, come ho fatto, ma string copy leggetela come se fosse un uguale. Quindi s uguale nome di. Il primo parametro è quello in cui copio il valore, il secondo parametro è quello da cui prendo. String compare io la leggo come se fosse un meno, una sottrazione. Nome di meno, di meno s. E la sottrazione viene negativa quando il primo è minore del secondo. Quindi per ricordarsi qual è il caso minore e qual è il caso maggiore, io mentalmente penso un meno lì dentro. Ok, se il primo è minore del secondo, il risultato è negativo. Se il primo è maggiore del secondo, il risultato della string compare è positivo. Adesso, come la inizializziamo però questa stringa s? Questo va bene. Però s, che viene aggiornata dentro il ciclo, non è stata inizializzata. Come dovremmo inizializzarla? Allora, quando calcolo un minimo, la variabile del minimo, normalmente la inizializziamo a un valore che sia il più alto possibile. Sicuramente maggiore o maggiore o uguale dell'effettivo minimo che trovo. Però come faccio a inizializzare una stringa? Qual è la stringa più grande che posso avere? Z, 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 z? Ma no, perché z non è l'ultimo codice hash, ce ne sono altri dopo. Non abbiamo, non possiamo fare come con i numeri, lo inizializzo a 100.000 e sono sicuro che i dati sono inferiori. Allora devo usare l'altro metodo, che è quello di inizializzare la stringa a un dato esistente. Ad esempio il primo dato. Dico, beh, anziché inizializzare un valore fasullo che poi sono sicuro che andrò a sovrascrivere, inizializziamo la stringa col primo dato. Se sono fortunato che è già il minimo, rimarrà così. Se no, verrà rimpiazzato da quelli successivi. Ovviamente a questo punto i confronti non ha più senso farli con la cella 0, ma posso partire da 1. Perché con la cella 0 se stesso non ha nulla da fare. Questo vale sempre, ogni volta che cerco un massimo o un minimo posso sempre inizializzarmi col primo valore anziché con un valore fuori dal range. Nel caso delle stringhe sono obbligato perché non riesco a costruire una stringa, vabbè, la più piccola di tutte, la stringa minima qual è? La stringa che sarà sempre minore di tutte le altre, stringa vuota. Stringa vuota perché quella arriva prima al terminatore nullo, l'altra ha ancora qualcosa da dire, quindi il minimo è facile, il massimo no. Ok, fatto questo possiamo stampare il valore di s. Quindi anche qua sempre se n è maggiore di 0, perché se no non c'era nulla da calcolare, il nome alfabeticamente minore è %s barra n s. Quindi dovrebbe essere, non a papera, credo, sì. Qui ho scritto i nomi bene, con la maiuscola giusta e le minuscole giuste, e se l'utente scrive i nomi in modo coerente, no, string compare funziona per quello che ci serve.
Se invece l'utente scrivesse, non so, qui, qua, qua, no, scusate, nonna papera, nonna fa parte del nome o no? Perché se non fa parte del nome va scritto con la minuscola e quindi non è più, nonostante inizi con la N, il nome è una N minuscola e che non è minore della Q maiuscola. Vabbè, ma questi sono i dettagli di come funziona la string compare. Ricordiamocelo sempre quando dobbiamo confrontare i nomi. Se io volessi essere sicuro di come vengono confrontati i nomi, farei un'operazione molto semplice, che prima di iniziare questo ciclo di confronto mi costruirei un altro vettore in cui ricopio dentro, carattere per carattere, tutti i valori e li converto tutti in maiuscolo. No? Farei un vettore in cui i nomi inseriti dall'utente vengono tutti convertiti in maiuscolo. Così non ho problemi, so cosa faccio, ma piuttosto che non usare la string iCompare che... Oppure, vabbè, posso anche usare la string iCompare qua sotto. Proviamo a vedere cosa succede. Se facessi questa versione, anzi, fatemi ricopiare. Tutto uguale tranne una piccola i. E qui mettiamo per ricordarcelo. Vedi che non la dà. Inserisci un nome, abbiamo detto qui e non. E quindi vedete che come con la string compare normale vince come minore la Q maiuscola perché è sempre minore delle lettere minuscole. Usando la string I compare invece ha fatto il confronto ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole e mi ha dato la N perché è minore della Q. A seconda dei casi usate una oppure l'altra. Ecco, l'ultimo commento che faccio su questo codice, prendiamo quello normale con la string compare, è che tende a essere abbastanza inefficiente, poco efficiente. È corretto, funziona benissimo in tutti i casi. Il problema qual è? Immaginate di avere un elenco di 100.000 nomi, magari tutti molto lunghi. Quindi prima di trovare il massimo e il minimo, magari ti aggiornerai l'ipotesi di massimo, di minimo più volte. Allora, ogni volta che aggiorni questa ipotesi stai facendo una string copy. Quindi stai prendendo un'intera stringa che può essere potenzialmente molto lunga e la stai ricopiando in un altro vettore. String copy non è come scrivere max lung uguale. Max lung uguale è un numero, un intero, metto un valore in una cella, finisce lì. Operazione che richiede un milionesimo di secondo. E copiare un vettore, a seconda della lunghezza di questo vettore, può essere molto più lento, più lungo. Allora, il trucco che si usa per evitare di, diciamo, ricopiare eccessivamente i vettori quando poi non serve, alla fine mi serve l'ultimo, è di andare avanti col ciclo non usando una copia S del valore minimo visto finora, ma usando solamente o ricordandosi solamente la posizione in cui ho visto il minimo. Poi non devo ricopiarmelo da qualche parte, se so la posizione dove l'ho visto posso andarmelo a riprendere in qualunque momento. Allora in questo caso lo scriverei dicendo la posizione non più del massimo ma del minimo alfabetico, lo chiamo lunga questa variabile, posizione in cui si trova il minimo alfabetico, la inizializzo 0,
e poi vado a controllare in tutte le posizioni, a questo punto escludendo 0 perché no, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, inizializzo pensando che la prima stringa sia quella minima, e quindi vado a vedere tutte le altre anche, e per tutte le altre confronto cosa? Nomi di, cioè le varie stringhe che sto cercando, con quella che finora penso sia la minima. Non ce l'ho più S, perché non voglio ricopiarla tante volte, non voglio perdere tempo, ma so dove si trova, è dentro la posizione del minimo alfabetico. E se per caso questo nome di I è migliore, allora posso aggiornare la posizione del minimo di alfa uguale a I. Allora questo fa le stesse operazioni, gli stessi confronti di prima, senza dover necessariamente ricopiare in un vettore S via via i minimi che trova. Per i problemini che facciamo noi è impercettibile la differenza, ma concettualmente il secondo non fa operazioni inutili. Il primo fa una serie di ricopiature di vettori che in realtà non serve a nulla. Alla fine, se proprio ci teniamo, possiamo copiare dentro S nomi di Posmin alfa, se proprio ci teniamo. Se no usiamo, ci ricordiamo Posmin alfa e andiamo a prendere direttamente lì. Ma nel caso la copia la faremo una sola volta alla fine, non potenzialmente n volte. Quindi in termini di efficienza abbiamo tutto da guadagnarci. Ovviamente il risultato che otteniamo è esattamente lo stesso, perché i confronti che faccio sono esattamente gli stessi. La variabile posmin alfa invece gradisce essere definita. Posizione in cui si trova la stringa, il nome, alfabeticamente minore. Ok. Ok? Beh, esercizio molto semplice, ma ci serviva soprattutto per prendere confidenza con questi modi di usare le matrici di caratteri. Domani parleremo invece dei parametri sulla linea di comando del programma main, della funzione main, e uno dei quali è proprio un vettore di stringhe, per cui era importante fare questo oggi. Ci vediamo domani.